Siamo fatti anche noi della stessa materia di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. Questo aforisma racchiude perfettamente la storia che vogliamo raccontarvi oggi, una storia di persone che hanno mandato avanti un sogno nonostante i pochissimi mezzi a disposizione, una storia di uomini innamorati del mondo delle corse, la storia del Modena Team. Bentornati sulla Formula 1 dimenticata, io come sempre sono Andrea e oggi siamo qui a parlare della Lambo, del Modena Team, di uno dei video più richiesti in assoluto su questo canale. E io mi prenderò il rischio di raccontare questa storia oggi, dico il rischio perché, come già successo per il video della Life, può essere che tra di voi, tra il nostro pubblico, ci siano delle persone che hanno effettivamente lavorato in questi team, quindi parlare di team italiani è sempre molto difficile. In particolare per Yuri è stato molto complesso mettere giù questo script perché il nostro intento era quello di rendere omaggio alle persone che hanno partecipato alla storia della Lambo, del Modena Team, e come sempre le informazioni che si trovano online sono o molto frammentate o molto romanzate, quindi non sai mai qual è la verità. Vogliamo ringraziare in particolare Paolo Comi, tecnico della squadra prova del Modena Team, per averci messo a disposizione il suo tempo, averci raccontato come sono andate le cose, averci lasciato qualche aneddoto, è stato veramente gentilissimo. E in più vogliamo anche ringraziare il gruppo Facebook del Modena Team, da cui abbiamo preso anche alcune foto, trovate tutti i link in descrizione. Ma adesso cominciamo questa storia perché è il momento di fare un passo indietro. Passo indietro perché dovremo andare indietro nel tempo più di quanto pensiate, ovvero fino al 1987. In questo anno la Lamborghini viene ceduta alla Chrysler e l'intento della proprietà americana è molto semplice. Certo, aumentare la produttività della casa di Sant'Agata, ma soprattutto tentare l'avventura nel mondo del motorsport. Fu così che venne alla luce la Lamborghini Engineering, una struttura completamente dedicata allo sviluppo e alla costruzione di motopropulsori per l'ingresso nella massima formula. E a prova delle ambizioni della casa bolognese ci sono i nomi a capo di questo progetto. Innanzitutto alla presidenza l'ex team manager della Ferrari Daniele Audetto e alla supervisione tecnica l'ingegner Mauro Forghieri. Il nuovo regolamento che vieta i motori turbo a partire dalla stagione 1989 facilita il compito dell'area tecnica che in poco tempo fa nascere il suo primo motore. È l'LE 3512 a 12 cilindri, un frazionamento caro all'ingegner Forghieri e che ben si associava alla produzione in serie. Il propulsore, costruito in leghe di alluminio e magnesio con le tecnologie più avanzate dell'epoca, si dimostrò molto valido: 700 cavalli di potenza e 14.000 giri al minuto per 130 kg di peso. Non pochissimo, ma neanche troppo. Quando si trattò poi di cercare nel paddock una squadra interessata, non fu difficile trovare un acquirente viste le buone prestazioni e il prezzo contenuto, e fu il team francese Larousse ad aggiudicarsi la fornitura Lamborghini per la stagione 89. Stagione che purtroppo non andò benissimo perché il 12 cilindri necessitava di risorse e tempo per essere messo a punto come si doveva. In questa prima stagione col motore Lamborghini, quindi, il team francese colse un solo punto con Philippe Alliot al Gran Premio di Spagna. Ma Larousse aveva intuito le potenzialità del progetto di Forghieri e decise di rimanere col motore Lamborghini anche per il 1990. La stessa scelta la fece la Lotus, la quale però ebbe seri problemi ad installare il motopropulsore sul proprio telaio e fu costretta a rivedere quasi interamente il progetto della vettura, cogliendo solo 3 punti iridati in tutto l'anno. Per Larousse invece si trattò della migliore stagione della sua storia, con 11 punti conquistati, 6° posto finale in classifica costruttori e addirittura un podio conquistato da Aguri Suzuki in casa sua, in Giappone. Ma l'ambizione della Lamborghini Engineering e dell'ingegner Forghieri però non si esaurisce qui. Il vero sogno nel cassetto è progettare e costruire una monoposto Lamborghini da iscrivere al mondiale di Formula 1, ma i fondi fino a quel momento non erano sufficienti per raggiungere questo obiettivo, fin quando nel 1990 lo scenario cambia completamente per causa di quest'uomo.
Fernando González Luna, un uomo d'affari messicano che aveva fatto fortuna in patria, si era interessato al motorsport e aveva preso sotto la sua ala protettiva Giovanni Aloy, promessa messicana del motorsport di chiare origini italiane. Il padre di Giovanni, Fauro, che conosceva Forghieri, gli volle presentare suo figlio e fissarono una cena in Emilia-Romagna alla quale era presente anche González Luna. In questo contesto, affascinato dalle idee e dal progetto di Forghieri, l'imprenditore messicano decise di finanziare il sogno di una monoposto made in Lamborghini. Così Luna e il presidente della Chrysler, Lee Iacocca, si accordano e viene fondata la González Luna Associates, o scusate, non riesco, GLAS. Mi dispiace, se sembra la glassa del panettone, va bene? Mi fa ridere. Oh, questo nome doveva essere quello della prima squadra messicana con progetto, sviluppo e assistenza tecnica totalmente made in Lamborghini. In chiave 1991 Luna stanzia un budget di 20 milioni di dollari, una base solida che consente a Forghieri e al suo team di assemblare la prima monoposto made in Lamborghini, ovvero la Lambo 291, e viene alla luce il primo esemplare già in estate, poiché si pensava di presentare la vettura al Gran Premio del Messico con un'esibizione davanti al pubblico di casa di Giovanni Aloy. Ecco, quell'esibizione e quelle vetture soprattutto in Messico non ci saranno mai. Perché? Perché Luna perde alcuni appoggi politici e decide di ritirare tutto il suo sostegno economico al progetto e di trasferirsi in Argentina per aprire nuove attività in quel posto. La spedizione delle vetture all'autodromo Hermanos Rodríguez venne bloccata quando queste erano in Francia, praticamente sull'aereo per il Messico, mentre l'ultimo test in Galleria del Vento a Parigi venne annullato la sera prima. I finanziamenti però coprivano i test fino al 10 di luglio e per la direzione della Lamborghini sarebbe stato un peccato e soprattutto uno spreco abbandonare un progetto in uno stato così avanzato. Si decise quindi di portarlo avanti. Quanto a Giovanni Aloy, non ebbe mai più la possibilità di salire su una vettura di Formula 1, fece ancora qualche comparsa nelle formule cadette per poi darsi alla carriera di torero. Così. La Lambo scese quindi per la prima volta in pista sul circuito di Imola con Mauro Baldi al volante. Inizialmente la cosa che balzò subito all'occhio furono le pance laterali regressive di dimensioni ridotte e a spiovente, quasi stile anni 70. Inoltre l'idea iniziale di Forghieri era di utilizzare degli speciali radiatori a sfioramento, cosa che avrebbe portato un ulteriore vantaggio dal punto di vista aerodinamico. Il costo di questa tecnologia di raffreddamento però era troppo elevato e quindi si dovette ripiegare su radiatori tradizionali. Il test andò bene, senza nessun particolare problema di affidabilità, con Mauro Baldi che completò 68 giri facendo registrare una velocità di punta di oltre 300 km orari e un tempo inferiore rispetto a quello della AGS di Tarquini. Il 10 luglio però arrivò e i pagamenti previsti, che fino a quel momento erano arrivati regolarmente nonostante il caos di Luna, finirono. La squadra è nel caos più totale, bisogna trovare una soluzione per salvare personale e monoposto. Il problema viene risolto in fretta e furia grazie anche a una conoscenza di Mauro Forghieri. Si tratta di Carlo Patrucco, all'epoca vicepresidente di Confindustria, che garantisce i finanziamenti necessari e grazie alle sue conoscenze fa arrivare nuovi sponsor per un budget di 21 miliardi di lire. Nasce così il Modena Team, che presenta regolare iscrizione alla stagione 1991, con sede a pochi passi da quella della Lamborghini Engineering, di fatto due società separate. In pratica erano gli stessi uomini ma in ruoli diversi a formare il gruppo di lavoro. I meccanici vennero presi da scuderie come Coloni, Osella, Eurobrun, vennero assunti anche l'ex ingegnere dell'Alfa Romeo Torrentino e altro personale proveniente dalla scuderia Italia. Come primo pilota viene ingaggiato Nicola Larini, mentre la seconda guida se la contendono Eric Van de Pole e Marco Apicella. Tutti e tre comunque proseguiranno lo sviluppo della vettura e a dicembre la squadra sale a Magny-Cours per dei giorni di test, ma dopo pochi giri sulla vettura si rompono le sospensioni e per sicurezza il team rientra in Italia senza più girare per fare i dovuti accertamenti. A gennaio la scuderia si sposta a Misano Adriatico per la preparazione della squadra cambi gomme,
Tra l'altro all'epoca i box erano aperti e il freddo di gennaio abbastanza rigido, quindi immaginate in che condizioni hanno dovuto lavorare. Intanto la vettura passa brillantemente i crash test della FIA e Van de Poel riesce a girare a Imola un po' più veloce di Marco Apicella e quindi, anche grazie a qualche sponsor, si assicura il secondo sedile mentre Apicella rimarrà come collaudatore della vettura. Si arriva così al 19 febbraio 1991, giorno della presentazione ufficiale della nuova vettura, con Alba Parietti madrina dell'evento, tra l'altro. In tutto questo però manca poco alla prima gara stagionale a Phoenix e quindi vengono eseguiti altri test, uno al Mugello per provare diverse nuove soluzioni e uno a Imola con Van de Poel. Il belga faceva fatica a entrare nella monoposto e quindi i meccanici dovettero intervenire sulla pedaliera modificando la posizione del poggiapiede. Il belga uscì in pista e alla piratella andò a sbattere proprio a causa del poggiapiede non fissato perfettamente. Si arriva quindi a Phoenix con tre vetture ma un grosso dubbio, infatti le vetture in griglia sono tante e quindi si rendono necessarie le prequalifiche. Tra l'altro tra le 18 scuderie iscritte al mondiale quell'anno ci sono anche team come Jordan e Scuderia Italia che prendono parte alle prequalifiche, non proprio dei clienti facilissimi da affrontare per la Lambo. Inoltre la prima sessione non inizia benissimo, la pista è scivolosa e già dal primo giro Van de Poel deve prendere il muletto perché ha dei problemi al motore. Il belga però a 20 minuti dal termine fa segnare un ottimo terzo tempo nonostante alcuni problemi non siano ancora risolti, infatti essendo molto alto il suo casco andava oltre il roll bar. Il belga viene però superato nei tempi da Chavez e Gachot, mentre Larini comincia ad avere problemi alla scatola guida. A questo punto il team prende una decisione coraggiosa, decide di lasciare a piedi Van de Poel e affidare il muletto a Nicola Larini. Fiducia che verrà ripagata, infatti l'italiano riesce a strappare il tempo che gli vale la qualificazione estromettendo la Jordan di Andrea De Cesaris. E in qualifica fa ancora meglio, ottenendo addirittura il 17esimo tempo su 30 partecipanti. La gara andò molto bene anche grazie ai numerosi ritiri che fissarono Larini stabile in top 10, ma quando il pilota toscano rientra ai box per cambiare le gomme, la posteriore destra non vuole saperne di uscire. I meccanici le provano tutte, anche con le maniere forti, e per maniere forti intendo calci e pugni. Comunque, dopo un minuto buono di tentativi, la gomma finalmente viene fuori e il pit stop può essere completato. Larini concluderà la gara in settima posizione, che senza quel cambio gomme lunghissimo sarebbe potuto essere sesta. Il problema venne dato dal fatto che il caldo torrido di Phoenix aveva dilatato i cerchi delle ruote e le pistole non riuscivano a entrare. Aver provato i pit stop a gennaio col freddo a posteriori forse non fu una grande idea, ma comunque dopo questo pur ottimo risultato la squadra si presenta in Brasile convinta di poter fare bene, convinzioni che purtroppo vengono disattese perché nessuna delle due monoposto riesce a superare le prequalifiche, ma la prossima gara è subito un'occasione per rifarsi perché è il circuito di casa che ospita la Formula 1, ovvero la pista di Imola. C'è sempre però lo spettro delle prequalifiche del venerdì mattina, che mietono vittime, in questo caso Nicola Larini, mentre Van de Poel riesce a scalzare di due decime Emanuele Pirro e a qualificarsi per le qualifiche, dove ottiene un buon 21esimo tempo, qualificandosi quindi alla gara. Sulla pista di Imola, alla domenica, si abbatte un violento acquazzone e quindi la strategia della Lambo è molto semplice: evitare i guai il più possibile e cercare di arrivare in fondo alla gara. Poco prima della partenza torna il sole, ma la pista è ancora molto bagnata e infatti già durante il giro di ricognizione Prost esce alla rivazza e si deve ritirare. Le condizioni avverse che fanno sbagliare diversi piloti e i problemi meccanici che ne fermano altri premiano la condotta di gara prudente di Eric Van de Poel, che al 41esimo giro entra in zona punti e a 7 tornate dal termine si prende la quinta posizione a causa del ritiro della Benetton di Moreno. Eric però non può rilassarsi, a pochi secondi ci sono le Lotus che cercano di andarlo a prendere. All'ultimo giro il belga ha 3 secondi di vantaggio sui diretti inseguitori, sarebbero i primi punti per la scuderia emiliana che consentirebbero di evitare le prequalifiche da metà stagione in poi. Ma il destino ha in serbo un brutto scherzo per il Modena team. All'ultimo giro, infatti, imboccata la rivazza, la Lambo si ammutolisce di colpo. Il belga prova di tutto, ma alla fine è costretto a parcheggiarla a poche centinaia di metri dal traguardo. Mauro Forghieri, che tra l'altro sta commentando in diretta il Gran Premio sulla Rai, ha questa reazione. Luciano Conti ha salutato appunto il duello inquadrato
Luciano Conti, che ha avuto momenti anche difficili quando ha dovuto decidere. Van der Poel. Mauro. Ha perso il quinto posto, il settimo, tutto qua. Guarda che. Se ci avete fatto caso, si sente un forte rumore come un pugno battuto sul tavolo. Provate a immaginarlo così. Difficili quando ho dovuto decidere. Van der Poel. Mauro. Ha perso il quinto posto, il settimo, tutto qua. Guarda che. Vuol dire, ma non ha mica rotto, probabilmente ha qualche altro problema. Ed è alla variante Marlboro. Forse benzina, può darsi. Potrebbe essere benzina, sì. E avevano un grosso margine. Quindi arriva praticamente, perde la sua posizione, arriva. Adesso vabbè, è lo stesso, va bene lo stesso perché ha fatto una bella gara. Sono contento lo stesso. L'ingegnere tenta di elogiare la grande prestazione del pilota, probabilmente per convincere anche se stesso, ma la verità è che in quel momento stava morendo dentro e come biasimarlo, aggiungerei io. Comunque, alla vista della vettura ferma, il capo meccanico di Van der Poel tira un calcio alla telemetria e si rompe un piede, come poi raccontato dal belga. Ma cos'era successo alla Lambo di Van der Poel? Devo tornare in modalità blu notte? Paura, eh? No, semplicemente il meccanico che aveva effettuato l'approvvigionamento di carburante prima della gara, per una svista non aveva scaricato l'intero contenuto della tanica nel serbatoio e quindi semplicemente la vettura si era fermata per mancanza di benzina. Non sarebbe giusto però addossare a una sola persona la colpa di questo ritiro, evidentemente c'erano dei problemi a livello organizzativo. Imola poteva essere il punto di svolta della storia della squadra, ma lo sarà in negativo. Da lì in poi, infatti, gli umori all'interno del team peggioreranno drasticamente, con un continuo scaricabarile di colpe. Fu il punto di non ritorno. Si dice che Forghieri avesse addossato ai piloti le colpe delle scarse prestazioni, facendoli arrabbiare molto, soprattutto Larini, che uno fermo proprio non lo era. Inoltre, i rapporti tra Modena Team e Lamborghini Engineering cominciano a essere in forte tensione e la fiducia reciproca viene meno. Quell'uomo è un impostore! Quell'uomo è un impostore! Come se non bastasse, a tutto questo si aggiunge un altro enorme problema, di natura economica questa volta. Infatti gli investitori, dopo poche gare, hanno deciso di chiudere i rubinetti dei finanziamenti. Infatti all'epoca le aziende, pur di comparire in Formula 1, facevano di tutto e i team manager erano disposti a tutto pur di avere numerosi sponsor nella loro scuderia. Il problema è che, una volta compresi gli elevatissimi costi che la Formula 1 comportava, questi sponsor uno alla volta se ne andavano alla chetichella. Questo fu esattamente quello che successe al Modena Team. La vettura non era eccezionale, ma nemmeno un disastro, e necessitava di molto sviluppo. Era già in programma un'evoluzione dell'aerodinamica sostanziale e inoltre dovevano essere risolti dei problemi di raffreddamento alle pance. Ma i soldi non c'erano. In questo clima rilassato, la squadra deve comunque cercare di andare avanti, perché mollare adesso significherebbe pagare una grossa penale. Nelle successive 5 gare, però, senza l'ombra di un aggiornamento, né l'una né l'altra monoposto riescono mai a superare le prequalifiche. Una delle poche novità provate nei test degli ammortizzatori anteriori e posteriori della mono venne subito scartata perché non funzionante. Addirittura al Gran Premio del Messico la vettura di Larini venne squalificata perché trovata con alettoni non regolamentari. E adesso vi raccontiamo un aneddoto che ha dell'incredibile. In un Gran Premio l'ingegnere di pista di Van der Poel, Dave Morgan, si recò nel box della Ferrari munito di metro a misurare la lunghezza delle sospensioni tra gli sguardi increduli dei meccanici di Maranello. A metà stagione però arriva una buona notizia. Il settimo posto in avvio di stagione di Larini permette alla squadra di non dover più partecipare alle prequalifiche. Ad Hockenheim però il pilota belga fa registrare solo l'ultimo tempo al sabato e non si qualifica. Ci riesce invece Nicola Larini con il 24esimo tempo, ma il giorno dopo la sua gara dura solo pochi metri a causa di un contatto con la Brabham di Mark Brandel. Il pilota italiano riesce a qualificarsi e questa volta anche a terminare il Gran Premio d'Ungheria, ma lo fa solo in 16esima posizione, a 3 giri dal vincitore. Nel frattempo Forghieri si concentra sempre di più sulla realizzazione di un nuovo motore V12 con la Lamborghini Engineering, lasciando il Modena Team in secondo piano. La squadra però gli chiese a gran voce delle pance laterali convenzionali che avrebbero dovuto risolvere il problema di raffreddamento che tra l'altro avevano già progettato. Per tutta risposta, l'ingegnere fornì delle nuove pance progettate da lui. Questi pezzi verranno provati in un test al Mugello e scartati quasi subito. Nel frattempo, dopo un'altra doppia non qualificazione a Spa,
arriva di nuovo la gara di casa, la gara di Monza, dove Larini riesce a qualificarsi e a concludere ancora una volta in sedicesima e ultima posizione. Dopo la gara tutti i team abbandonano l'autodromo tranne il Modena Team, che per il giorno successivo ha in programma di girare uno spot pubblicitario, costringendo i meccanici agli straordinari e soprattutto alle ore piccole. In queste condizioni l'errore è dietro l'angolo e infatti durante le riprese la macchina viene avviata con la marcia inserita passando sopra al povero Paolo Comi rompendogli il ginocchio. Dopo un'altra mancata qualificazione al Gran Premio del Portogallo, in Spagna arrivano finalmente le pance laterali più convenzionali, costruite in una notte in fretta e furia in maniera molto artigianale dagli stessi meccanici. Durante le prove però Larini esce di pista e danneggia irreparabilmente entrambi i pezzi, che erano anche gli unici a disposizione del team, che è quindi costretto a tornare praticamente subito a quelli originali. Sia al Montmeló che a Suzuka le due Lambo sono costantemente ultime, si aspetta solo la fine della stagione, ma all'ultimo Gran Premio ad Adelaide in Australia c'è un ultimo sussulto d'orgoglio. Larini infatti riesce a qualificarsi in 23esima posizione. Per la gara è previsto un acquazzone e quindi potrebbe rimescolare le carte in tavola. Sul rettilineo più lungo della pista ci sono però parecchi problemi di aquaplaning e infatti Larini perde il controllo della vettura andando a sbattere contro il muretto e ritirandosi quasi nello stesso punto e per lo stesso motivo della Ferrari di Alesi. Finita la stagione, Forghieri tenta di salvare il team rendendolo indipendente dalla Lamborghini Engineering e cercando nuovi investitori. Butta giù anche una bozza per la monoposto del 1992. Il progetto però non andò in porto e il team dovette dichiarare bancarotta dopo un solo anno di Formula 1. Le vetture vennero sequestrate e i membri del team vennero lasciati senza alcuna mensilità pagata. La Lamborghini rimase in Formula 1 altri 2 anni come fornitore di motori, nel 1992 sia per Minardi che per la Rus e l'anno successivo per la sola casa francese. Nel 1993 poi la McLaren effettuò un test con motori Lamborghini. Senna voleva correre con quel motore, ma purtroppo non se ne fece niente e il nome Lamborghini uscì definitivamente dalla Formula 1. Finisce qui la storia del Modena Team, una scuderia che era partita con l'idea di voler emulare la Ferrari, ma che ha avuto troppe vicissitudini e troppi pochi soldi per riuscire ad emergere. Io spero di averla raccontata nel modo più giusto e rendendo onore a chi ha fatto parte di questa avventura. Noi però, nostalgici, che siamo cresciuti negli anni 90, questa l'ha scritta Yuri, mi dispiace però io sono un po' più in là, per chi è cresciuto negli anni 90 però, la Lambo è giusto ricordarla così. Lemon Soda, tutto un altro mondo.